Ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Filippo di Italian Jersey Collector. Sono da RA perché insieme a UEFA sono state presentate, svelate dei nuovi kit delle federazioni di UEFA Kit Assistance Scheme e sono insieme ad Alberto Mariani, Art Director. Ti farò un po' di domande oggi perché sono molto curioso e io soprattutto, e anche i ragazzi lo vogliono sapere, cosa c'è dietro alla realizzazione, al design. Cosa si decide, cosa si sceglie, cosa si scarta, quindi ci dovrai illustrare la maglia fatta e finita, però magari se ci dai anche qualche chicca su cosa è stato scelto o soprattutto cosa è stato scartato. Bene, intanto grazie che ci ospiti su questo canale, ci dai anche un po' di spazio per raccontare le maglie, un po' di spazio ai designer, una cosa apprezzatissima. Ma la cosa interessante del Kit Assistance Scheme è che innanzitutto è un progetto con UEFA, quindi è una cosa che ci ha un po' inorgoglito, nel senso perché comunque lavorare per l'istituzione del calcio europeo è sempre una cosa interessante. È un progetto sfidante e ha tutto il team ha messo giusto pepe per fare un lavoro interessante. L'altro aspetto molto interessante è che è stato un lavoro di coinvolgimento, okay, sia del team di design ma anche con le federazioni. Ricordiamo ai ragazzi che tra l'altro non è la prima volta che lo fate, perché avete già fatto il secondo giro e dura solitamente due anni, sì. Quindi questo è il 24-26, il biennio, esatto. Tra l'altro posso dire che i ragazzi che mi seguono sui vari social, quando escono le maglie di alcune nazionali che sono un pochino, come dire, esotiche, iconiche, no? Le aspettano perché, soprattutto adesso io sono di Rimini, quindi ho San Marino, sono in zona e i ragazzi aspettano molto perché la nazionale sammarinese, vuoi o non vuoi, è, diciamo che è la più tifata al mondo a livello globale, perché è la simpatia. Nazionale per simpatia. Ora, la cosa interessante da questo punto di vista è che questi paesi, al di là della loro grandezza calcistica, hanno tutti delle culture molto particolari e il team di design è stato un po' sia stimolato ma anche un po' obbligato a documentarsi, a conoscere, a relazionarsi proprio con la federazione da questo punto di vista. E siccome abbiamo lavorato a modi workshop, quindi con ogni federazione il team ha lavorato analizzando ispirazioni, analisi sulla cultura visiva di ogni nazione per poi creare un kit. E anche perché poi sono, scusa se ti interrompo, le cose che vengono più apprezzate, se esatto, riesci a riportarle all'interno di una maglia, se riesci a raccontare qualcosa legata poi a quella maglietta, sono anche i kit che ti rimangono, esatto, più a mente. Poi l'altra cosa interessante è che come RA abbiamo voluto affrontare questo progetto in maniera molto verticale e precisa su ogni nazione, su ogni federazione, quindi c'è un grafico e un team, un designer e un team dedicato a tutto lo sviluppo della collezione di ogni nazione e federazione. Quindi oggi saremo qui, guarderemo le maglie che saranno home e away per alcune nazionali, anche la terza, ci sarà Alberto e ci sarà il designer che ha realizzato quindi la maglietta di riferimento. Avremo una cinta di ognuno. E estrapoleremo poi delle chicche, no, di concetti. Quindi direi di partire subito la scoperta del primo kit, anzi la prima nazionale, che sarà? Andorra. Quindi ordine alfabetico? Sì. Andiamo. Ed eccoci qua con la prima maglia, siamo uno in più, è arrivato Davide, è il designer che si è occupato giustamente di lavorare su questa splendida maglia. Quindi Davide, adesso ti chiederei come hai lavorato, come hai realizzato il design, da dove è partito. Raccontaci un po' di questa maglietta, parlerei della home a ruota libera. Beh, innanzitutto è stato un piacere lavorare con la federazione dell'Andorra perché loro mi hanno lasciato molta libertà sul design della maglia. Partendo da una partitura molto classica, ovvero la linea orizzontale, ho creato questi triangoli, un pattern con i triangoli che richiamavano le montagne della nazione nei loro colori, ovvero l'azzurro, il rosso e il giallo. E questi colori vengono ripresi anche nel collo, l'azzurro nel collo, nei polsi e il molto giallo. Molto bello tra l'altro il particolare, insomma, Andorra. Sì, è l'hashtag della nazione, insomma, Andorra, che è stato ripreso all'interno della lunetta. E
È una maglia molto semplice, ma alla fine impattante. Beh, semplice, ma di impatto, direi. Comunque apprezzano il fatto di avere un po' una grafica forte. Che sì, 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 senza essere invasiva, ma bella, bella forte. Tra l'altro volevo dirvi che non per questa maglietta, perché ancora probabilmente non so se l'ha vista, ma per quelle dei due anni precedenti, io conosco il Defonso Lima, che è lo storico capitano di Andorra. Lui è tra l'altro collezionista sfegatato di maglie. Sarà sulla traccia, sì, ma lui adesso contatterà qualche ragazzo che ancora lavora lì. E ha sempre fatto i complimenti sulla maglia. Quindi ve lo volevo dire. E adesso lo sentirò e chiederò un parere anche su questa. Poi Davide te lo farò sapere. Anche nella seconda i triangoli vengono ripresi, perché questo è l'elemento principale qui dietro che caratterizza la nazione, le montagne. Quindi il triangolo viene ripreso anche nella maglia away. Il tema principale è un triangolo, un elemento molto semplice, però ripreso in tutto il look ha un suo perché. Sai, sono quei particolari, sì, che all'interno alla maglia dicono tutto. Davide, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere. Complimenti. Grazie. È il turno ora della Bielorussia, in questo caso maglia away. Sono con Alberto, un altro Alberto, in questo caso designer storico di RA. Ascolta Albi, ma per realizzare questa maglia, che tra l'altro devo dire molto molto bella, quanto lavoro ci hai impiegato, e soprattutto se ci vuoi descrivere un attimino il design di questa maglietta. Innanzitutto ti ringrazio per la presentazione. Questa sicuramente è una maglia che vuole in qualche modo omaggiare gli elementi caratteristici della loro terra e della bandiera, come possiamo vedere proprio qua sotto. È una maglia che sicuramente in questa colorazione away ha una forte impatto cromatico. Un verde acqua, quasi un Tiffany, che esatto, è molto apprezzato. Un colore che a me è sempre piaciuto. E quindi. E poi secondo me va a spezzare quella che può essere un po' la classica monotonia di una maglia away bianca. Ma vero, può andare a forte contrasto con quella che invece la home, infatti, che riprende il colore, esatto, della home, appunto, che granata, e quindi effettivamente hai proprio questo impatto cromatico che va a spezzarsi completamente e crea comunque un look forte, deciso, ma comunque appunto in forte contrasto con quella home, come da regolamento deve essere, insomma. Dicevo prima con Alberto, mentre ti aspettavamo, come fanno impazzire queste scelte grafiche, ricordano un pochino le maioliche, le apprezzo davvero tanto, perché poi quando a livello di texture c'hai una lavorazione così riguardante una maglietta da calcio, poi è una texture che effettivamente movimenta la grafica della maglia, però allo stesso modo non ne disturba comunque gli elementi. Tutto ben bilanciato. Anzi, è parte integrante proprio anche del colore. A me fa la scelta cromatica, fa veramente pazzesco. Grazie mille Alberto. Ma ci mancherebbe, grazie a voi. Ci ha raggiunto Alessandra, sì, benvenuta. Grazie. Hai lavorato alla maglia di Cipro. Sì. Aspetta, la maglia di Cipro però manca, se magari mi arrivasse questa bellissima maglia. Però Alessandra, vorrei che ce ne parlassi un po'. Sì, noi abbiamo fatto insieme alla squadra una scelta, la società, una scelta molto clean, molto pulita della maglia. Abbiamo lavorato su dei particolari. Infatti la maglia ha dei tagli nei fianchi con un cambio di tessuto, e poi abbiamo gli spacchetti. Questi mi fanno impazzire. Sì, sono molto particolari, in modo che la maglia risulti semplice, però nel suo semplice abbiamo dei particolari interessanti. Direi anche la scelta del colore del nostro logo RA, perché che riprende l'oro dello scudetto di Cipro. E nella lunetta abbiamo messo scritto in cipriota Cipro, poi invece nel parasudore l'abbiamo scritto di nuovo in maniera internazionale. Okay. Tra l'altro direi che l'oro del logo RA mi è piaciuto. È bellissimo, è bellissimo. La movimento. Non è scontata, sì, poi, sì, perché potevate tranquillamente farlo in blu. La arricchisce e anche un bel rapporto con il profilo.
posso dire anche le linee che sono state fatte, che avete scelto. Sì, sono... Non sono comunque sie tutte lungo uguali, ma sì, sembra una diagonale. Sono linee statiche, sono state riprese in diagonale e riprende un po'. Sfumano le righe come lo scudetto che esatto. ha all'interno dei particolari sfumati, ha delle linee in tono su tono che vengono riprese nelle righe e vengono sfumate. Quindi una maglia che sembra semplice, ma in pulita, realtà, però in realtà è lavorata, quindi a me piace veramente tanto, quindi grazie. Complimenti. Grazie. Albi, bandiera importante, Isole Faroe, ce la presenta Silvia, che è qui con Ciao, noi. Ciao ragazzi. Ciao. Raccontaci tutto su questa terza maglia, terza perché maglia. Dietro di noi Home Away, ma direi okay. di parlare della terza. Terza maglia, base scura. Abbiamo ripreso una partitura classica, quindi righe verticali che sì. si rifanno ai colori della bandiera, quindi la bandiera protagonista della maglia, e abbiamo anche la partitura righe nella parte invertita, esatto, con righe invertite. Abbiamo arricchito la maglia con questa tipologia di scudetto. Facciamolo vedere perché esatto. è veramente molto bello, particolare. Il parasudore personalizzato e la ripresa ancora della bandiera, che è il tema portante della maglia. Poi sai quando riporti all'interno di una maglia soprattutto la bandiera, direi che fai bingo, quindi complimenti, perché grazie. Io l'apprezzo davvero tanto questa maglia, soprattutto mi piace la scelta del colletto. Grazie mille, Silvia. Siamo con Vito. Ciao Vito. Ciao, benvenuto. Piacere mio. Allora, siamo qui con una maglia che io apprezzo tantissimo perché sono un amante del giallo. La maglia del Kazakistan, se ce la vuoi illustrare velocemente. Allora, molto velocemente. Allora, il giallo comunque è un colore che riprende con il sole, okay. il loro colore. Che è all'interno del loro, esatto, del loro logo. I raggi. E alcuni particolari all'interno del logo, caratterizzata da questa texture che è molto bella, una sorta di talismano portafortuna che viene diciamo valorizzata e arricchita attraverso queste venature, questi graffi, essendo una maglia gara che rende ancora più, passami il termine, più aggressivo. Ci sta. E comunque sia, già il colore di suo trasmette sì. forza, energia esatto. di questo sì, paese. Esatto, bravissimo. Esatto, bravissimo. Più dinamicità. Poi ho visto che è stata ripresa anche, sì, ce l'abbiamo sì. alle nostre spalle, sì, per sì. la versione cambia, Way, la terza. Cambiano i colori, diciamo sviluppata con gli altri, sulle altre maglie, ma anche sul kit, esatto. Diciamo fuori gara. Tra l'altro particolare, notavo il logo. Sì. Particolarissimo perché ha, se vedete sopra, ha un pettine, un effetto gommato, trasparente, sì. con la punta colorata. Che per gli amanti dell'ASMR questo esatto. è fondamentale. Ma poi è bello perché esteticamente dalla vista ti fa capire che c'è qualcosa, ma più che altro è al tatto. Esatto. Poi esatto. notavo che cambia, va tono su tono in base al colore che è stato adottato, per esatto. esempio in blu nelle Way e nere nella terza. Abbiamo tre scudetti dedicati. A seconda delle tre maglie. Davvero, secondo esatto. me, una grafica molto riuscita, vi faccio i complimenti. Poi comunque l'apprezzo. Ci sono le bandierine dietro. Molto bello. Diciamo, viene ripetuto il nome della squadra sul parasudore, piccole chicche che comunque valorizzano. C'è anche un po' simbolo, di più. Notavo. Esatto. Che avete ripreso. Sì, sì, sì. Molto molto bella, quindi vi faccio i complimenti. Una delle mie preferite. È il turno del Kosovo, dietro di noi la Home, le Way bianca e la terza, ma visto che è una nazionale, che è anche la terza maglia, io, a parte che sono un amante dell'oro e il nero, vorrei sapere più cose possibili su questa maglia, che secondo me è veramente molto bella. Guarda, la cosa particolare del Kosovo è che, avendo aperto l'opzione della terza maglia, ci ha dato l'opportunità di poter sfalsare un po' il concept rispetto alla Home e alla Way. Infatti è leggermente diversa. Sì, sì. L'idea che c'è dietro è la stessa, cioè loro volevano esaltare la forma della nazione che c'è sulla bandiera. E allora abbiamo cercato un escamotage grafico, l'abbiamo trasformato in un pattern di queste righe fatte come se fossero a matita, okay. e le abbiamo sovrapposte a creare un camo che dà dal campo un effetto di movimento, quindi di camouflage, ma in realtà, guardando bene da vicino, si riconoscono le forme della nazione, certo. della sua forma. Quindi è interessante perché abbiamo potuto creare un effetto che di natura ha un suo
ha un suo tocco grafico che è il camouflage, macchia di colore, dinamismo, movimento, ma in realtà la forma d'origine è propriamente del Kosovo e della sua immagine. È stato anche carino perché abbiamo potuto, essendo una terza maglia, anche andare a trattare un po' lo stemma e quindi ragionarlo monocromatico, bicolore, bello, tra l'altro, oro e nero, e poterlo così allineare ai colori. Abbinare giustamente al colore poi, della maglia. Abbiamo voluto comunque tenere un richiamo al colore della bandiera del Kosovo con il dettaglio sul fondo, il doppio fondo della maglia e ovviamente il parasudore con la sigla della federazione e anche la sagomina piccolina, in questo caso sempre della forma della nazione. Mi piace molto la scelta poi delle maniche, il costino, il girocollo. Esatto, costino morbido, esatto. Così. Secondo me è una maglia molto bella, poi se posso permettermi farei vedere anche il dettaglio della bandiera sul retrocolletto, è una chicca, un particolare importante. Tu la stai indossando ora, ci ha dato anche l'opportunità di fare un prodotto linkato, collegato con un giubbino in uso, in utilizzo alla squadra. Che vanno molto molto di moda. Sì, anche perché la maglia, sappiamo, tu sei meglio di tutti, non è anche un prodotto così easy, esatto, da vivere. Mentre magari una felpina, un giubbino, per qualcun altro, se è un modo per riproporre un po' il linguaggio della maglia, può essere più apprezzata e quindi oltre all'utilizzo della squadra può essere un molto anche più semplice da indossare. Ciao. Ciao Adriano, ciao. Come stai? Ciao. Ci hai portato la maglia? Perché sì, ci mancava. Maglia home del Liechtenstein. Vediamo un po' le particolarità di questa maglia perché la gente è curiosa. Abbiamo parlato adesso dietro le quinte, sì, illustraci un po', c'è un qualche easter egg su questa maglia da svelare. Abbiamo parlato sicuramente del numero delle righe verticali, esatto, che rappresentano i 7 club del Liechtenstein. Ok, e poi qui all'interno del colletto? All'interno del colletto ci sono le bandiere, gli scudi che rappresentano gli 11 comuni, okay, del Liechtenstein. Sì, e sono i comuni del Liechtenstein. Quindi alla fine questa maglia è un po' il racconto della nazione. Esatto, praticamente è racchiusa. Sono distribuiti un po' di simboli, ma racconta un po' la nazione. Varia però, vedevo, rispetto, sì, alla versione away. Tra l'altro questo mi piace tantissimo. Qui i 7 spazi sono stati messi in orizzontale. In orizzontale, esatto. Sì, il principio è sempre lo stesso. Piccolo dettaglio nascosto qui all'interno. Molto, molto bello, molto particolare. Provo con la pronuncia. Vai. Proviamo. Ein Spiel, ein Team, First Land. Un gioco, okay, una squadra per una nazione. Per una nazione, bello, bello. Carino che sia all'interno, quindi devi andare a scoprirlo, no? Io concluderei con questo particolare, quindi. Perfetto. Tanta roba. Grazie. Grazie a te. Belle, 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 ragazzi, siamo con Luca. Ciao. Designer. Ciao, che Luca. Ciao Luca. Ciao. Designer che ha dato la sua impronta su queste maglie del Lussemburgo. Abbiamo qui sul tavolo le Way Kit, molto particolare, secondo me è la maglia più particolare che fino ad ora abbiamo visto. A me fa impazzire. C'è anche del bel lavoro dietro. Parlami, illustrami, perché so che c'è una bella storia. Partendo dallo scudetto, che da quest'anno ha subito un rebranding. Ok. Lo scudetto ha un richiamo alle insegne delle imbarcazioni navali lussemburghesi, quindi con queste righe orizzontali, bianco, oceano e leone rosso, e veniva utilizzato per distinguersi dalle vecchie dalle imbarcazioni olandesi che hanno tra l'altro lo stesso, che hanno la stessa, sì, bandiera, allora veniva utilizzato per distinguersi. E da qui sono partito, ho preso il leone e ho voluto darci questo stile grafico sfumato con una sorta di movimento che richiamasse le onde, con i colori appunto del Lussemburgo in mezzo a questo blu che dovrebbe ricordare il mare. Il mare è un blu navy molto intenso. Una reference, un bel percorso. Bravo. Ha risultato una grafica originale, quindi alla fine questo è proprio l'esempio di un maglia, storia, rebrand, c'è tutto. Cioè quello che a me piace a livello di maglia, poi sì, mi fa impazzire la ripresa del colore, il richiamo, molto bello. Il colletto a V, che secondo me che alla squadra è piaciuta. È una bella chicca. Sì, esatto. E poi c'è l'anno di fondazione della nazionale all'interno, la lunetta. Però io vorrei soffermarmi un secondo, sì, sì, anche sulla maglia home, la prendo perché vai. È molto molto particolare, molto bella, complementare poi alla terza perché sì, cambiano, okay, i colori, quindi mi soffermerei sulla home e tono su tono vediamo questo leone gigante, quindi ripreso da questo rebranding,
bellissimo, secondo me ci sta divinamente, non so Albi. Sì, è anche un pattern leggero, che però dà una caratteristica, alla fine racconta un po'. Impattante, poi sì, sicuramente anche per... Un'altra cosa secondo me è carina, perché su altre non l'abbiamo vista. Ah, qui è ricamata. Sì. Bella, qua invece? Sì, anche sì, qua. Sì. Ah, sono tutte ricamate. Questo è un particolare molto bello. Come poi ogni squadra con ogni team ha comunque sviluppato delle cose e sceglie come muoversi sulla maglia, appunto personalizzate. Esatto. Okay, io ti faccio i complimenti perché al momento quelle che secondo me mi hanno impressionato di più sono veramente molto molto belle. Grazie. Complimenti. Grazie mille. Siamo qui con Barbara. Allora, innanzitutto due colori che io apprezzo da riminese, il bianco e rosso, per me è casa. Mi manca la maglia, quindi scusate, eccola qua. Secondo me una delle top. Qui parliamo di una maglia veramente meravigliosa. Barbara, se c'è... Sei in campo contro l'Italia. Esatto. Se ce la vuoi illustrare. Va bene. Ho deciso di utilizzare una simbologia, il simbolo, diciamo, che è tutto principale sullo scudetto di Malta, che è la croce. La croce ha avuto più significati nel corso del tempo. È partita con uno significato religioso, perché è una croce bizantina a 8 punte. Successivamente, col passare dei secoli, all'VIII secolo, i cavalieri di Malta decisero di attribuire un diverso significato, che erano quello che dovevano essere gli 8 buoni comportamenti caratteristiche di un cavaliere. Quindi un cavaliere, come difende il proprio popolo, la propria città, credo che un calciatore dovesse difendere allo stesso modo la porta, quindi abbiamo unito i due significati. Esatto. E si è giocato con un pattern che riproducesse la croce su. Sì, in questo la caso maglia. Parliamo della maglia away, non mi ricordo se l'avevamo detto, riflessa poi sulla, sulla maglia home. Particolare, Albi. Questa è la maglia con dei particolari. Esatto, guarderei sia sulla manica, questo colletto molto molto particolare, queste travette. E secondo me la scelta grafica è veramente fenomenale. Un altro piccolo dettaglio non da meno è all'interno della lunetta, diciamo l'inizio di quello che è l'inno della nazionale. Queste sono quelle piccole chicche che all'interno di una maglia i dettagli fanno veramente la differenza, veramente. Anche in questo caso Albi mi piace molto la scelta laterale dell'inserto, molto 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 bello. Quindi... Io vista in campo contro l'Italia mi ha veramente soddisfatto, perché in campo è veramente una resa che mi è piaciuta. Infatti Barbara, complimenti. Allora, grazie. Io ti faccio i complimenti perché è una maglia veramente fenomenale, sia il way che la home. Quindi bravissimo. Grazie. Siamo con Filippo. Piacere, non ci conosciamo tra l'altro. Esatto. E guarda Filo, sono contento che hai lavorato al design di questa maglia, che adesso la prendiamo, eccola qua, perché per me è una ok delle nazionali. Sei un po' coinvolto. Sì, io ci abito vicino, per me certo. San Marino è qualcosa di iconico. E da qua la Terra della Libertà. Bravissimo. Nel 1291 poi la Chiesa agli atti diede questa libertà a San Marino, che diventò una repubblica. Iconica, nazionale, iconica, amatissima in tutto il mondo, proprio a livello di simpatia. Ma raccontami un po' di questa maglia. È una maglia che viene a richiamare un po' lo stato di San Marino, la forma. Molto pixelato. Molto pixelato, sì. Creato con un effetto pixelato sfumato e riprodotto in più volte sulla maglia, che crea questo effetto, che è una cosa molto unica. Filippo è un esperto di nazionali, designer dell'Islanda, designer dei miracoli, quindi attenzione che San Marino può fare l'impresa. Spero di portare fortuna con l'Islanda, hai portato molta fortuna, anche perché si aspetta questa benedetta vittoria da un po' di tempo. È molto bello, perché poi quando ci sarà la maglia indossata diventa... Esatto. Ti ringrazio tantissimo Filo, come sempre. Dovere. Complimenti. Grazie. E alla prossima. Sicuramente. Grazie. Grazie mille. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata, abbiamo visto tantissime maglie. Io volevo ringraziare di cuore RA per questa opportunità che mi ha dato. Volevo ringraziare Alberto, tutti i designer che sono passati grazie a illustrarci. Per lo spazio, no, ma ci mancherebbe, che sono passati qua a illustrarci queste magnifiche maglie. Albi, grazie di cuore. Guarda, grazie a te. Noi come team siamo molto contenti di aver fatto questo progetto, ci ha impegnato molto, ci ha fatto crescere molto ed è stata un'esperienza bellissima. Poterla un po' esprimere, poterla un po' raccontare è sicuramente una cosa che
che ci piace, per questo ti ringraziamo e alla prossima. Te hai una maglia preferita da quelle che sono state presentate, se lo vuoi dire? Allora, non so se lo posso dire, ne ho un paio per cui... Okay. Per cui mi sei orgoglioso del lavoro che è stato fatto? Quello su tutte, okay, quello su bene. Tutte, devo dire che sia il primo ciclo che il secondo ciclo è tutto un lavoro che mi soddisfa. Ce ne sono un paio che, insomma, nell'armadio le vorrei. Anche lavori molto belli fatti dai miei colleghi che visti in campo e nell'armadio vorrei non mi mancassero, quindi mi impegnerò per averle. Bene, allora io, ragazzi, vi chiedo un'ultima cosa, lasciate un bel like e soprattutto commentate quale, secondo voi, delle maglie che abbiamo visto è, secondo voi, la più bella, quella che merita di più. Se avete delle critiche, sono sempre ben accette perché è la base della crescita, quindi vai, forza con i commenti e come dico sempre, ricordate, evviva le maglie!